In diretta dalla Chiesa Cattedrale di Palermo, nell'ambito della 18ª edizione del Premio Internazionale Beato Giuseppe Puglisi, trasmettiamo l'incontro La testimonianza del Vangelo dal Mediterraneo oggi. Intervengono Monsignor Ilario Antoniazzi, Vescovo di Tunisi, il Cardinale Mauro Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, e Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo. Introduce e modera Fabio Zavattaro. A cura dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, Ufficio Stampa, e dell'Ufficio Diocesano per i Servizi Informatici. Regia di Vincenzo Grimaldini. Coordinamento della Tecnogì. Buon pomeriggio da Luigi Perollo, siamo in diretta dalla Cattedrale di Palermo, vedete inquadrati i relatori di questo pomeriggio dedicato ad un tema quanto mai attuale, direi drammaticamente attuale, la testimonianza del Vangelo dal Mediterraneo. Oggi, in questo tempo, durante il quale l'area del Mediterraneo, l'area più ad est del bacino del Mediterraneo, è nuovamente insanguinata da guerre e tensioni. Un evento, quello di questa sera, che si colloca nell'ambito delle iniziative per il 18º Premio Internazionale Beato Pino Puglisi. Ieri sera al Teatro Politeama la consegna dei premi. Vedete inquadrati coloro che prenderanno adesso la parola: Monsignor Ilario Antoniazzi, il Vescovo di Tunisi, alla vostra destra, alla destra del teleschermo, il Cardinale Mario Zenari e il Nunzio Apostolico in Siria, al centro Monsignor Corrado Lorefice, l'Arcivescovo di Palermo. Modererà l'incontro il giornalista Fabio Zavattaro. È un incontro che riprende, se vogliamo, il tema di ieri sera, la serata al Teatro Politeama di Palermo, con la premiazione del 18º Premio Internazionale Beato Pino Puglisi. Il tema è Coltiviamo armonia e pace tra i popoli della terra, ed è un messaggio che riecheggia questa sera dalla Cattedrale di Palermo. Particolarmente atteso l'intervento del Cardinal Zenari, che ieri ha parlato di una speranza che non deve mai spegnersi, faceva riferimento alla situazione della Siria, ma vorremmo poi anche con attenzione ascoltare Monsignor Ilario Antoniazzi, proprio perché dalla Tunisia, dalle coste della Tunisia, partono tanti barconi diretti alla porta d'Europa, e cioè la Sicilia. Vedo che Fabio Zavattaro è quasi pronto, adesso io cederò a lui la parola. Ecco. Noi abbiamo fatto aspettare un momentino perché, come sapete, c'è una diretta streaming, quindi è bello che anche chi ci segue con questi nuovi strumenti della comunicazione sia in grado di accompagnarci in questa serata. Allora, il tema è un tema interessante perché parliamo di questo mare che si affaccia praticamente poco distante da noi, un mare che abbraccia popoli e nazioni diverse, il Mare Nostrum dei Romani, mare in mezzo alle terre del mondo arabo, e ne parliamo con gli ospiti, li vedete. Il cardinale il cardinale Mario Zenari, che è il nunzio, cioè il rappresentante diplomatico del Papa in Siria, con Monsignor Ilario Antoniazzi, che è l'arcivescovo a Tunisi, e naturalmente con il padrone di casa, in un certo senso, io ho il vice, forse è meglio dire, padrone di casa, l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a cui lascio subito la parola. Neanche vice, forse portinaio. E grazie intanto a Fabio che ha accettato di moderarci, grazie a voi tutti. In questi giorni è una parola che ho ripetuto costantemente sia a Sua Eminenza sia al nostro caro dirimpettaio proprio, che l'arcivescovo
di Tunisi. Per il grazie per questa presenza loro di questi giorni qui nella nostra terra, nella nostra chiesa, e intanto la gratitudine per questa condivisione, la condivisione di una convivialità, di amicizia che abbiamo potuto sperimentare nelle nostre chiacchierate, anche la mensa, e poi la gratitudine anche per una presenza che ci dice anche una testimonianza dall'altra parte del Mediterraneo della presenza dei cristiani e dunque della corsa del Vangelo anche in quelle sponde che li riguardano. Intanto io ho avuto modo di conoscere questi nostri due testimoni, li vorrei chiamare così stasera. È chiaro che al di là noi questo lo possiamo capire perfettamente, al di là di quello che anche il loro ministero nella Chiesa, pensate che cosa significhi essere nunzio apostolico in Siria da 15 anni, sua eminenza. E beh, poi la lunghissima esperienza soprattutto nella cosiddetta realtà, no, della Terra Santa, almeno in senso stretto. In questi giorni il Cardinale ci ha ricordato che anche la Siria è Terra Santa. Basta pensare a Damasco, basta pensare alla Via Dritta. E vorrei dire, io sono stato proprio a Damasco nel 2015, praticamente qualche mese prima di essere raggiunto dalla chiamata a venire a Palermo, e lì ho incontrato sua eminenza, e quindi per me è una grande gioia oggi anche accoglierlo come vescovo di Palermo. E poi Sua Eccellenza, che ho conosciuto anche in questi anni di presenza qui a Palermo, non è la prima volta che viene a Palermo, tra l'altro abbiamo anche condiviso la presenza di un sacerdote della sua diocesi per qualche anno qui a Palermo, e quindi è bello che possiate gustare che c'è una condivisione effettiva anche di conoscenza, di amicizia, ma poi c'è anche la condivisione della stessa fede, e quindi questo mi premeva dirlo. Poi il significato che abbiamo voluto dare a questo incontro: sapete che ieri ambedue hanno ricevuto al Politeama il riconoscimento del premio Puglisi nella sua 18ª edizione, sapete che abbiamo avuto anche il dono della presenza di un palermitano speciale che è il nostro Presidente della Repubblica, e quindi ieri li abbiamo avuti lì al Politeama e hanno ricevuto, come vi dicevo, il premio. Però oggi abbiamo voluto per alcuni aspetti economizzare bene questa loro presenza, chiedendo di darci una loro testimonianza, lo sguardo dalla sponda appunto del Mediterraneo dove loro vivono ed esercitano il loro ministero. E come spunto vorrei leggere brevemente un passaggio del discorso che il Santo Padre Papa Francesco ha fatto a Marsiglia il 23 settembre scorso. Io ero presente, doveva essere anche presente Sua Eccellenza, ma aveva, mi pare, un'influenza un piccolo, quindi non si è potuto rendere presente, ma è un passaggio che potrebbe essere anche così introduttivo, darci anche
la contestualizzazione di questo nostro confronto e dell'ascolto, soprattutto della testimonianza appunto di quella sponda del Mediterraneo. E leggo, riporto questa citazione. Un grande sindaco leggeva nel Mediterraneo non una questione conflittuale, ma una risposta di pace, anzi l'inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo. E il Santo Padre cita un nostro, diciamo, concittadino per alcuni aspetti, perché la Pira era un siciliano, è arrivato da siciliano anche a Firenze. E vi ricordo, lui è nato a Pozzallo, nascere a Pozzallo significa che il primo respiro è quello del Mediterraneo. Io che vengo da quella parte vi posso assicurare che ogni pozzallese non si pensa senza vedere ogni giorno il mare e sentire il profumo del mare. È impensabile, conosco bene quella psicologia. E il Papa cita la Pira, parole che aveva pronunziato nel primo colloquio mediterraneo nel 1958, quindi capite bene che sono così pennellate che in La Pira sono state ispirate già in quegli anni. E poi continua il Papa, difatti la risposta è possibile, cita ancora appunto La Pira, se si considera la comune vocazione storica e per così dire permanente che la provvidenza ha assegnato nel passato, assegna nel presente e in un certo senso assegnerà nell'avvenire ai popoli e alle nazioni che vivono sulle rive di questo misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo. Così lo chiamava Giorgio La Pira, il nuovo lago di Tiberiade. E continua il Papa. Lago di Tiberiade, ovvero mare di Galilea, un luogo cioè nel quale ai tempi di Cristo si concentrava una grande varietà di popolazioni, culti e tradizioni. Proprio lì, nella Galilea delle genti, attraversata dalla via del mare, si svolse la maggior parte della vita pubblica di Gesù. Un contesto multiforme, per molti versi instabile, fu la sede dell'annuncio universale delle beatitudini, nel nome di un Dio Padre di tutti, che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Era anche l'invito ad allargare le frontiere del cuore, superando barriere etniche e culturali. Ecco allora la risposta che viene dal Mediterraneo. Questo perenne mare di Galilea invita a opporre alla divisività dei conflitti la convivialità delle differenze. E il Papa cita un altro vescovo che si chiama Tonino Bello. Benedette inquietudini è un testo appunto di Tonino Bello, che tra l'altro anche per lui è aperta la causa per la beatificazione. Da dove dunque iniziare per radicare la pace? Sulle rive del mare di Galilea Gesù cominciò col dare speranza ai poveri, proclamandoli beati. Ne ascoltò i bisogni, ne sanò le ferite, proclamò anzitutto a loro il buon annuncio del regno. Da lì occorre ripartire, dal grido spesso silenzioso degli ultimi, non dai primi della classe che pur stando bene alzano la voce. Ripartiamo, Chiesa e comunità civile, dall'ascolto dei poveri che si abbracciano, non si contano. E cita Primo Mazzolari, la parola ai poveri, un testo molto ricco e prezioso. E continua il Papa, perché sono volti, non numeri, il cambio di passo delle nostre comunità
sta nel trattarli come fratelli di cui conoscere le storie, non come problemi fastidiosi, cacciandoli via, mandandoli a casa. Sta nell'accoglierli, non nel nasconderli, nell'integrarli, non nello sgomberarli, nel dar loro dignità. Ecco, credo che questo potrebbe essere un contesto introduttivo per sentire soprattutto la testimonianza diretta di chi vive l'altra sponda del Mediterraneo. Grazie ancora per la vostra presenza. Grazie Eccellenza. Allora ce ne date di temi con queste parole, con il ricordo del discorso di Papa Francesco a Marsiglia. E cominciamo con il Cardinale Zernari, come ricordavo, nunzio e quindi rappresentante diplomatico del Papa in Siria. E visto che si è parlato di pace, ricordiamo anche che la Siria è una nazione che confina con altri stati, con il Libano, con Israele, con la Giordania, con l'Iraq, con la Turchia, diciamo che in un ambiente abbastanza, mi passi il termine, vivace sia dal punto di vista dei conflitti, ahi noi, vivace anche dal punto di vista dei rapporti tra i diversi paesi, buoni, meno buoni, a secondo delle situazioni, a secondo delle realtà in cui si trova la nazione. Dunque, Eminenza, quella parola pace come si coniuga in quelle terre? Come lei riesce a vedere la prospettiva dal suo luogo di nunzio a Damasco? Damasco, ricordiamo, una città aperta, una Damasco, quando andò Giovanni Paolo II, andò alla moschea degli Omayyadi, dove c'è la testa di Giovanni Battista, quindi anche questo va ricordato come punto di riferimento, quindi l'idea del dialogo che va oltre le differenze. Grazie dell'invito, Eccellenza. Non mi trovo del tutto fuori casa, perché vedendo un po' l'arte qui da voi mi richiamo un po' anche così per certi aspetti, certi simboli, segni dell'arte che abbiamo in Siria, nei paesi arabi, e addirittura anche qualche parola trovo qui, leggermente modificata, non posso dirla in pubblico perché può sembrare anche la traduzione male, quindi la Sicilia ha avuto anche un rapporto, direi, artistico, storico, culturale con i paesi arabi, con i paesi in cui mi trovo. Ecco, vengo dalla via di Damasco, dove ci siamo incontrati con Sua Eccellenza 7 anni fa. Ho gustato la via di Damasco per 2 anni e mi immaginavo più o meno il luogo dove è apparsa questa radiazione che ha accecato il giovane Saulo, è rimasto cieco fin qui, quando ha ricevuto il battesimo. Ecco, 2 anni cercavo così di dire, ma allora questa irradiazione è venuta qui, è venuta là, c'è qualcosa di questa irradiazione che è molto più di una irradiazione atomica nucleare, pensiamo. Il Signore non mi ha concesso questo, però la provvidenza subito dopo mi ha dato l'occasione, l'esperienza di camminare sulla via dolorosa, più che sulla via di Damasco, una via dolorosa, una via crucis che si snoda per chilometri, chilometri e chilometri della Siria, e vi potrei descrivere, ma manca il tempo, della gente, di questi poveri cristi che ho visto su questa via dolorosa 2 anni, mentre, ecco, scappavano 400.000, quasi 1 milione, sotto la pioggia, sotto la neve. Ecco, via dolorosa che si snoda tra quartieri distrutti, tra villaggi distrutti,
E più di una volta mi è venuto in mente il commento che sentiamo il Venerdì Santo quando meditiamo la passione del Signore: o voi tutti che passate per la via, considerate se c'è un dolore simile al mio dolore. Che questa frase mi è rimasta, che mi ha dato la provvidenza questa occasione, o questa grazia anche direi umana e spirituale forte di percorrere questa via dolorosa che si snoda per chilometri e per chilometri. Vengo da questa regione, terra dei fuochi, ma vengo anche da questa regione dove abbiamo ricevuto il nome. Sapete che ci chiamiamo cristiani perché 2000 anni fa ad Antiochia di Siria per la prima volta ci hanno dato questo nome. Non è un paese così estraneo perché era parte dell'impero romano, e la Siria ha dato a Roma, alla Chiesa Cattolica, ben 6 papi e 4 imperatori. Quindi non è una nazione lontana da noi, ma siamo molto molto vicini, ecco, per tanti aspetti, e chiarirò poi nel corso della serata. Lei ieri sera ricordava 26.000 minori che l'hanno accompagnata, diceva, come immagine da lassù, l'hanno accompagnata in questo viaggio. Che cosa rappresentano per lei questi 26.000 minori? Che cosa le fanno dire oggi? Il Presidente, al salutarmi, ricordando questo, mi ha detto ieri: pesa, tutti questi numeri pesano sulla coscienza nostra dell'umanità, veramente pesano su tutti quanti noi. E mi ricordo diversi di questi bambini che hanno avuto gli arti amputati, li ho visitati, una volta era la Settimana Santa, ricordo era il Sabato Santo, erano stati feriti da schegge mentre andavano a scuola e una 60 erano stati ricoverati in un ospedale cattolico di Damasco. Mi ricordo, ho cominciato col visitare una bambina, Lorin, di 9 anni, attorniata dai suoi genitori, la sorella dell'ospedale diceva particolarmente nervosa oggi Lorin perché si è resa conto che ieri le hanno amputato ambedue le gambe. E poi ho visto anche altri, ecco, fasciati sulle lenzuola bianche con gli arti fasciati bianchi, chi le gambe, chi le braccia. Ecco, mi hanno impressionato molto questi bambini, e pesa veramente, come mi diceva ieri il Presidente della Repubblica, pesa su tutta l'umanità, su tutti quanti noi, questa sofferenza innocente dei bambini. Il grande diplomatico che risponde non entrando nei particolari, nei dettagli, quindi è una sottolineatura, lei mi permetterà naturalmente. E quindi andiamo avanti, ovviamente io passo all'arcivescovo dei Tunisi, perché credo che sia importante anche vivacizzare il dialogo cambiando le voci. E Monsignore, il tema per lei è leggermente diverso, perché in fondo la Tunisia, dalla punta sud della Sicilia, sono 2 ore di motoscafo veloce, quindi quasi una passeggiata arrivare a Tunisi via mare, diciamo così. E lei vive in una realtà in cui i cristiani sono minoranza. Forse credo che sia questo il messaggio che deve offrire a tutti noi oggi. In una terra in cui crediamo di essere maggioranza, in realtà è una chiesa che non è più maggioranza, ce lo diciamo quasi con vergogna. E allora, come costruire una realtà in un paese che si crede maggioranza, ma che in realtà è minoranza? Che messaggio viene dalla sua terra, o meglio dalla terra dove lei fa il vescovo oggi? Allora, prima di tutto, buonasera a voi tutti. Grazie, Eccellenza, di avermi invitato qui. È veramente un piacere. Sono un vostro vicino di casa, che se non ci fosse il mare farei la cena a Tunisi e berrei il caffè qua da voi, con i vostri dolci. Oh, verrei molto volentieri.
però la mia macchina non sa nuotare ancora. Però siamo sempre stati legati alla Tunisia e alla Sicilia, da non dimenticare che a Tunisi ci sono due o tre quartieri che sono chiamati la piccola Sicilia fino ad oggi. E la cosa più bella che abbiamo noi è la processione della Madonna di Trapani, che i pescatori siciliani in passato hanno preso la Madonna, una statua della Madonna da Trapani, e hanno fatto il viaggio inverso dei migranti oggi, arrivata a Trapani, ed era la processione la più venerata e la più partecipata in Tunisia. Oggi naturalmente i tempi sono cambiati, Bourguiba ha chiuso le porte della chiesa e fuori della chiesa non possiamo fare nulla. Allora, siamo una minoranza, è vero, ma se questa è la mia vocazione, voluta dal Signore, ben venga questa vocazione, mica colpa mia se siamo una minoranza. Il problema è come essere minoranza. Il problema non è che, per dire la verità, una quindicina di anni fa c'era un solo cristiano tunisino in Tunisia. Quando dico tunisino vuol dire musulmano, che si è convertito e ha fatto un cammino verso il battesimo ed è stato battezzato. Un 15 anni fa ce n'era uno. Oggi ne abbiamo 60-70. Per noi è già una vittoria questa. Però l'importante non è essere tanti. Dico sempre, una goccia di profumo messa qui in cattedrale, scusatemi la ripetizione, profuma tutta la cattedrale più di un secchio d'acqua. Se le buttiamo rischia di fare anche malanni. Una goccia di profumo. L'importante è che i cristiani che sono là siano veramente sale della terra e luce del mondo. Non abbiamo bisogno di quintali di sale. Abbiamo bisogno che quei pochi cristiani che abbiamo noi siano veramente sale della terra e luce del mondo. E questa è la nostra missione, che non è sempre facile, lo dico chiaramente. E il problema si pone anche, qual è il messaggio che posso portare? I cristiani che abbiamo noi in Tunisia, la più parte sono stranieri. Come ho detto, tunisini, nati in Tunisia, sono 100% musulmani la Tunisia e una settantina sono cristiani. Gli altri sono studenti che vengono dal sud del Sahara, sono imprenditori che lavorano là da noi. Basta pensare che l'Italia ha più di 750 imprese in Tunisia, e con fanno lavorare migliaia di persone. Allora il musulmano ci guarda e si fa un'idea di Cristo dalla nostra condotta. Se vedono che i cristiani, che sono stranieri, che sono siciliani, che sono di tutta l'Italia e tutta l'Europa, che litigano tra di loro, dicono: ma il Cristo che cosa ha cambiato in loro? Niente. Allora il Cristo, vale la pena di camminare sul discepolo di un Cristo? E ecco i cristiani che cosa fanno. Ed è per questo che io chiedo sempre agli stranieri che sono lì da noi, non vi chiedo neanche di venire a messa la domenica. Per un musulmano che noi andiamo alla messa la domenica, non andiamo, non interessa assolutamente nulla. L'importante è che siano con loro dei veri sale della terra, cioè che siano dei veri cristiani che non dimentichino il battesimo che hanno ricevuto. Se finirà qua in Italia, credo, come per noi in Tunisia, quando vado a dire la messa anche al nord, un vicario generale mi ha detto: guarda, il Duomo è pieno, però il più giovane aveva 50 anni. Fra 10-15 anni chi sarà a pregare? E parlando della mia chiesa di Tunisi mi ha detto: grazie tante perché ci hai dato una fotocopia di quello che saremo noi fra 10-15 anni. Chiese vuote,
piccoli gruppi di cristiani, e i sacerdoti devono abituarsi a vivere con questi piccoli gruppi dispersi un po' dappertutto per far sì che la fede non si spenga nella nostra diocesi. Questo parlo di Vittorio Veneto, che non era in passato l'ultima delle diocesi come vocazioni, come... E allora un'altra cosa vorrei dire. Questi famosi 70 cristiani che ho letto, che vengono dall'Islam, non so se sia solo la mia tentazione o anche i miei confratelli qua, che quando siamo venuti, mandati in missione per andare lì, siamo andati con l'idea di sostenere la fede di quelle persone, di, non dico di convertirli, perché non siamo noi che convertiamo, è lui che cambia i cuori. No? Quanti cristiani hai convertito? Quante volte mi ho fatto questa domanda? Rispondo sempre nessuno, incominciando da me stesso. Quante volte ho promesso a Cristo, non è vero Abuna? Tante volte abbiamo promesso di convertirci e diventare migliori e siamo rimasti la stessa cosa, a volte anche forse un po' indietro. Però quei tunisini che hanno accettato di fare il cammino per il battesimo e che sono battezzati, quando parlano di Cristo, io non sarei capace di parlare come loro. Dico sempre, non sono io che fortifico la loro fede, sono loro che fortificano la mia fede. Sono loro che attirano i loro compatrioti e li portano al battesimo. Non siamo noi, non facciamoci illusione. Sono loro. Un tunisino cristiano ha un'influenza su un altro tunisino e vedendo come vive e come si comporta, Cristo attraverso lui attira la gente. Si tratta di essere noi e loro insieme, come ho detto all'inizio, veramente una goccia di profumo. Noi non possiamo essere di più perché è proibito tutto da noi. Dobbiamo fare tutto sempre in chiesa. Fuori dalla chiesa non possiamo fare nulla in teoria. E allora, però la nostra vita deve essere questa goccia di profumo che dove va mostra una bella immagine del volto di Cristo nel mio volto, nel volto di cristiani che sono là, di tunisini cristiani. Ed è questa la nostra testimonianza, la nostra testimonianza per Cristo che abbiamo lì. Ma le chiedo, com'è il rapporto con il mondo non cristiano, quindi soprattutto islamico, stava dicendo adesso, nella terra in Tunisia, quanto l'esperienza del rapporto con quest'altra realtà religiosa può cambiare anche il modo di essere credenti? Allora noi abbiamo un accordo che è stato fatto nel 1964 tra il Vaticano e la Tunisia. Lo chiamano il modus vivendi, al tempo di Bourguiba. E come ho detto, ci proibisce di fare qualsiasi attività fuori della Chiesa e soprattutto il proselitismo. Noi siamo a contatto con i musulmani 24 ore su 24. La Tunisia è musulmana 100%. Non possiamo dire che quei 70 cristiani cambiano le proporzioni. Però l'Islam tunisino è un Islam assai aperto. È più facile parlare di Cristo con i musulmani della Tunisia, e mi vergogno di dirlo, che con i cristiani in Italia, che ti prendono in giro. La parola Allah, Dio, nel linguaggio tunisino, musulmano, ritorna in ogni conversazione. Allah non è il Dio dei musulmani, attenti. In arabo Dio vuol dire Allah. Perché a volte mi dicono è il Dio dei musulmani. No, è il mio Dio. In chiesa, quando predico, dico Allah, Signore. E allora il popolo tunisino è un popolo religioso per natura. Ed è facile parlare di Dio senza entrare nei problemi teologici.
è impossibile arrivare a dialogare su questo punto. Però c'è il dialogo della carità, c'è il dialogo dell'amicizia, c'è il dialogo dell'aiuto fraterno. Attualmente nella situazione dove siamo è tutto quello che ci è permesso. Però non mi meraviglio. Io vengo da Gerusalemme, sono stato ordinato sacerdote a Gerusalemme, e a Nazareth, quando Cristo ha incominciato a predicare, ha aperto la Bibbia ed è capitato su un capitolo di Isaia 61. E tutti si aspettavano che questo Cristo dicesse il suo programma di evangelizzazione, il nuovo Vangelo, il nuovo messaggio, e ha detto: io sono venuto qua per annunciare ai poveri la libertà, ai prigionieri la libertà, ai poveri l'aiuto, agli ammalati il coraggio, ai prigionieri la libertà, l'ho già detto, oppure essere di sostegno, di aiuto a tutti quelli che sono nella sofferenza. Non ha nemmeno parlato che era venuto per darci un Vangelo. Con il tempo dopo dirà: c'ho un Vangelo, c'ho un annuncio da darvi. All'inizio no, noi siamo a Nazareth in Tunisia, dove annunciare il Vangelo chiaramente è inutile, ci troveremo all'aeroporto il giorno dopo. E invece possiamo annunciare il Vangelo come ha chiesto Gesù a Nazareth, aiutando i bisognosi, i prigionieri nelle prigioni, noi andiamo a trovarli. Addirittura, vedendo il nostro amore per i prigionieri, ci permettono di dire la messa in prigione ai cristiani che sono lì. Naturalmente i musulmani, guai, non bisogna. Però abbiamo la Caritas che fa miracoli là, e non distinguiamo cristiani e musulmani. Noi diciamo sempre: non ti chiedo che religione hai, ma qual è la tua sofferenza? Questo che voglio sapere. Poi che tu sia cristiano, non cristiano, credente, non credente, musulmano, affari tuoi e il buon Dio che è in cima. È questa testimonianza che oggi noi diamo, e sono tutti musulmani, e davanti all'amore anche il musulmano cede. Davanti all'amore, chi può vivere senza amore? Che tu sia cristiano o no, hai bisogno d'amore. E quando vedono che noi mettiamo la nostra mano nella mano del musulmano per il bene del popolo tunisino, che è tutto musulmano, e vogliamo bene a questo popolo, allora è un dialogo che non abbiamo mai avuto problemi veri e propri. Però non bisogna mai toccare il livello teologico, perché là è altrimenti dialogare in Tunisia con l'Islam non è proprio così difficile. Però bisogna dire una cosa: la Tunisia per molti punti è unica. Il nostro Islam non è quello dell'Algeria, i nostri vicini, non è quello della Libia, non è quello dell'Iran, non è quello dell'Afghanistan, del Pakistan, di tutti quei paesi. Io parlo del mio piccolo paese che si chiama Tunisia, e lì non è proprio complicato lavorare con loro. Sanno che noi siamo cristiani e loro sono musulmani. Si collabora insieme, ci invitano anche nelle riunioni ufficiali, e a volte, perché abbiamo anche noi là, non so, abbiamo sciiti e sunniti, delle divisioni tra i musulmani, quando non vanno d'accordo, tu vescovo, per favore, mettici d'accordo, che cosa pensi tu? Siamo noi che l'ultima parola ritorna a noi più che a loro, perché non riescono a essere d'accordo. Vescovo, mettici d'accordo, di la tua parola, che cosa pensi? E questo è indirettamente una riconoscenza del lavoro della nostra Chiesa. Eminenza, anche in Siria c'è una situazione di capacità di dialogo. Diceva prima: non ti chiedo di che fede sei, ti chiedo qual è la tua sofferenza. Anche in Siria c'è questo bisogno di essere accanto alle persone. Lei è stato ad Aleppo dopo il terremoto, ma è stato nel sud della Siria, è stato nei luoghi dove la guerra in qualche modo ha ferito le persone, ha ucciso, prima ricordava appunto quei minori. Ecco,
Che tipo di impegno e di dialogo è possibile? Direi che la Siria, almeno finora, è un mosaico di etnie e di religioni abbastanza esemplare, l'ha detto il Papa più volte. Ecco, io posso viaggiare, entrare nelle moschee con la mia croce, trovo rispetto. Il giorno di Natale tutti i nostri amici ci augurano buon Natale, i cristiani alla fine del Ramadan augurano felice Ramadan, direi è una... E il Presidente stesso, me l'ha detto più volte, è interessato a che i cristiani rimangano, perché è una componente molto molto importante. I cristiani sono in Siria da 2000 anni, 7 secoli prima dell'arrivo dell'Islam, e sono presenti in maniera molto operosa, pensate nel campo dell'educazione con le scuole, nel campo della sanità con gli ospedali, e abbiamo anche avuto degli uomini politici, dei businessmen, eccetera, eccetera. E proprio il Presidente me l'ha detto ancora dall'inizio, il primo incontro che ho avuto con lui, è interessato che i cristiani rimangano. Certo, ogni famiglia che parte, direi, è una sofferenza, non solo per le chiese, perché queste chiese, vedendo che partono, gran parte di questi cristiani saranno perduti per loro, perché non è come le nostre emigrazioni di 100-200 anni fa, quando dal mio Veneto, dall'Abruzzo, partivano dei cattolici, andavano a Toronto nella Chiesa Latina Cattolica, latini nostri andavano a Buenos Aires nella Chiesa Latina di Buenos Aires. No, questi nostri cristiani melchiti, assiri, eccetera, eccetera, non trovano le loro chiese spesso dove vanno, quindi una sofferenza enorme per queste chiese in Siria. Non è stata tanto una persecuzione, la vera sofferenza è veder partire, e ne sono partiti già durante questi 13 anni di guerra 2/3, e ancora sono in partenza, quindi è una sofferenza enorme veder partire questi cristiani. Ma io dico sempre, anche una sofferenza per la società stessa, e io paragono la presenza dei cristiani, che generalmente, ecco, riconosciuta da tutti, hanno una mentalità un po' più aperta, un po' più universalistica, e quindi danno un contributo enorme alla Siria. E quindi la paragono, ecco, a una finestra aperta sul mondo per la stessa società siriana, per gli stessi musulmani, una finestra aperta sul mondo, e ogni famiglia cristiana che parte, purtroppo questa finestra sul mondo tende a chiudersi. Quindi direi anche una... Alle volte voi, noi, da questa parte si vede una realtà, dall'altra se ne vede anche un'altra. Noi vediamo la partenza come un vuoto, un terribile vuoto, quella dei cristiani, ma anche quella in genere dei giovani. In genere che parte sono i giovani, giovani qualificati. Pensate, all'inizio già della crisi sono partiti subito 2/3 del personale medico e infermieristico. Pensate cosa vuol dire, insomma, che vuoti lasciano. Possono creare dei problemi alle volte anche qui da noi, ma dove arrivano è sempre la parte che guadagna, la parte che perde, tante volte non si considera. È noi che siamo là, che vediamo questi vuoti. Vi dico un'esperienza personale: mi sono trovato nell'ascensore 3 volte con paura, era nel mese di luglio, un caldo enorme, l'ascensore si blocca. Perché? Perché non ci sono pezzi di ricambio, perché non c'è gente qualificata, la gente qualificata è andata via. Dico solo un piccolo particolare, ecco. Quindi pensate al dramma, anche ai vuoti e a tutte le conseguenze dei paesi da dove emigrano. In genere i paesi che li accolgono, certo qualche problema, ma accolgono gente giovane, gente qualificata, quindi i paesi di arrivo ci guadagnano, chi ci perde e soprattutto i paesi da dove partono. E qui sapete che anche uno dei temi è stato quello del diritto anche a rimanere, far sì che chi vuole rimanere possa rimanere. E qui il grosso problema, insomma, è
figlio. No, ci mancherebbe. Le avevo chiesto appunto che tipo di dialogo ci può essere. Le ho chiesto, in fondo la Chiesa ha dei valori da trasmettere, sto un po' modificando la domanda per darle qualche elemento in più. La Chiesa ha dei valori da trasmettere. Il tema della carità, la ricordava prima l'Arcivescovo. Quindi che tipo di messaggio può uscire? Che tipo di testimonianza? A proposito della carità, sono qui a ringraziarvi. In genere ritorno in Siria con le tasche abbastanza piene, però tutto questo non risolve. Ma vi ringrazio. Anche ieri il Papa, nell'Angelus, ha dato la testimonianza della carità, a cominciare dai grandi santi della carità, San Martino di Tours, che ha tagliato per metà il suo mantello e di notte vede il Signore che gli appare con questa metà del suo mantello. Ecco. E pensiamo a San Vincenzo de Paoli, pensiamo a Santa Teresa di Calcutta, ecco, tutte forme di carità. Ma io venendo qui ho pensato anche, e questa è un po' la mia idea, che c'è un'altra forma di carità. Dai papi Pio XI al nostro Papa si ribatte sempre il concetto di carità sociale o politica. Paolo VI definiva la carità politica come, intesa nel senso vero, come la più alta forma della carità, la più alta forma della carità. E Papa Francesco, tra le varie frasi su cui è tornato, parla di forma eminente di carità. Vedete, io se ho 1000 euro posso aiutare 20-30 persone a comprare un pane per qualche giorno, ma se ho delle capacità politiche, sociali, posso sfamare con una politica saggia, buona, solidale, posso sfamare milioni di persone. E quindi io sono qui a ribattere anche questo concetto della carità. La carità sociale e politica, la carità sociale che si vede nel nostro qua beato martire Don Pino Puglisi, che si vede in magistrati che hanno veramente esercitato fino alla morte martiri con questa carità sociale e politica, il Rosario Livatino e tanti altri, direi. Io mi batterei, ecco, per far conoscere questo incoraggiamento degli ultimi papi, la carità sociale, la carità politica, per uscire anche da... E poi anche, lasciatemi dire, ecco, una cosa che mi rimane, io sono commosso anche dalle volte dalle piccole offerte. C'è una persona che mi manda sul conto ogni mese 20 euro, 20 euro che valgono, chissà, valgono migliori, perché magari è povera, però ecco, direi, come aiutare la Siria, come aiutare? Abbiamo avuto, direi, non per nostro merito, la grazia di nascere in Europa, che bene o male è un po' una luce, un faro, e abbiamo avuto ancora la grazia di nascere in Italia. Ecco, e siamo guardati anche da queste popolazioni, queste in via di sviluppo, da queste popolazioni che non hanno ancora uno sviluppo democratico, direi, voglia non voglia, guardano all'Europa, diciamo, a un insieme di valori, guardano in particolare, direi, all'Italia. E allora direi, prima di tutto, viviamo i valori nei quali la provvidenza ci ha chiamati a vivere, i valori su cui è nata l'Europa, i valori cristiani. Pensiamo ai tre padri fondatori dell'Europa, tre monumenti, Robert Schuman, venerabile, pensiamo a Konrad Adenauer, pensiamo a Alcide De Gasperi. Veramente l'Europa, ecco, è nata da questi tre grandi padri, è nata su valori cristiani, il valore della dignità umana, della sacralità della vita, della solidarietà. Noi possiamo aiutare la Siria e tutti gli altri paesi in via di sviluppo, in via di
di un raggiungimento di un processo democratico vivendo i nostri valori. E lasciatemi dire, quando io vedo il creatore che semina, credo che sulla nostra Italia abbia vuotato 3 sacchi, un sacco di bellezza, ha vuotato un sacco di bontà, di santità, ha vuotato un sacco di luce, di verità. Abbiamo questa terribile responsabilità di vivere qui in Italia questi 3 valori trascendentali, valori che richiamano il divino, ecco, la bellezza, la santità, la verità. Lasciate che vi dica, io sono nato in un paesino dove sono cresciuto con un parroco che è venerabile. Sono entrato in seminario, in prima media, dove l'insegnante di disegno è venerabile. Sono entrato in seminario dove da seconda media in poi, fino a quando sono stato ordinato prete e mandato a fare questo servizio a Santa Sede, il vescovo è venerabile. Leggete la Bibbia, il libro di Tobia. Il vecchio Tobi, quando vede partire il figlio Tobia, gli dice: ricordati, figlio mio, che siamo figli di santi. Siamo figli di santi. Ecco, però noblesse oblige, nobiltà obbliga. Siamo noi all'altezza di vivere questi valori europei di rispetto della dignità, della sacralità della vita umana, della solidarietà. Siamo noi all'altezza di vivere questi valori cristiani profondi in questo paese, in questa bella Italia in cui ci ha chiamato la provvidenza. Direi, aiutiamo i nostri fratelli di Siria, del Marocco, prima di tutto vivendo questi valori in cui siamo nati. Ecco, allora aiuteremo anche gli altri. Monsignor Lorefici, facciamo un primo commento di queste cose che sono uscite dalle loro testimonianze, prima di passare un'altra domanda a Monsignor, che ha appena accennato Monsignor Antoniazzi, il problema delle migrazioni. Le anticipo il tema così. Beh, è chiaro che dalla loro testimonianza diretta siamo posti al cuore di un Vangelo che deve essere anche riconosciuto, anzi ci dovrebbe dare i criteri di discernimento rispetto alla vicenda storica, al concreto flusso di vita che scorre nelle realtà che si affacciano nel Mediterraneo. Mi pare che potrebbe essere questa la linea di lettura. Il Vangelo ci dà una luce rispetto al momento storico che stiamo vivendo, il Vangelo ci dà una capacità di poter leggere nella storia e in questo momento della storia, avete visto come è stato anche rappresentato dal vivo, e in fondo credo che sia anche questo quello che abbiamo voluto pensare come incontro. Lo vorrei, ecco, ritornare a te questo elemento. Il Vangelo ci aiuta. Ed eventualmente che cosa, quale dritta può dare in questo momento della nostra storia? Perché il Mediterraneo ha una vocazione, ma il Mediterraneo oggi è anche portatore di parole che immediatamente rischiano di essere disumane e dunque antievangeliche. Che cosa il Vangelo potrebbe oggi dire a questo mare mediterraneo? Il Papa mi colpì lì a Marsiglia, che lo definisce un mare di incontro, ma che sta diventando invece chiuso, un mare di vita,
un mare di condivisione che addirittura sta diventando anche un cimitero. Mi pare che questo potrebbe anche intanto aiutarci per un secondo round e ti potrebbe dare qualche altra opportunità di ancora... c'è del buon frutto, no? È come un agrume di quello che lei ha potuto prendere, ancora c'è tanto frutto e tanto succo da poter gustare. Beh, cominciamo subito con Monsignor Antoniazzi. Allora, visto che qui il tema delle migrazioni viene toccato e la Tunisia, c'è un memorandum Italia-Tunisia per le migrazioni. Ecco, come si vive questo, che per noi è un problema? Ricordava prima il Papa che parla del Mediterraneo come di un cimitero liquido. Il Papa che il primo viaggio, appena nominato pontefice, è stato a Lampedusa, quest'isola che è approdo di tanti che cercano il futuro lontano dai loro paesi di origine. Si parla sempre del Mediterraneo come un gran cimitero. Io non so se sia il Mediterraneo o il deserto del Sahara che sia ancora un cimitero più grande. Una volta andando in Costa d'Avorio, si parte dalla Tunisia, subito dopo siamo sopra il deserto del Sahara. Un'ora d'aereo, guardo sotto, deserto. 2 ore d'aereo, guardo sotto, deserto. 3 ore d'aereo, guardo sotto, deserto. 3 ore e mezza, deserto, poi è diventato buio. Parecchi attraversano tutto questo deserto, che ci vogliono 3-4 ore d'aereo, lo attraversano. Quando c'è un naufragio nel Mediterraneo, c'è sempre qualcuno che viene salvato e dicono: eravamo tanti così e tanti sono morti. Quelli del deserto, nessuno sa quanti sono partiti. Uno che muore per strada lo buttano giù, uno che cade dalla macchina oppure a piedi lo lasciano lì. Il deserto è pieno di migranti che muoiono lì. Non so se sia più grande il Mediterraneo o il deserto del Sahara, non si sente mai parlare di questo cimitero, però vorrei attirare la vostra attenzione a questo. Naturalmente molti arrivano in Tunisia. Se per voi è un problema qua in Italia, per noi è un dramma in Tunisia. Un dramma perché, ne ha parlato anche Sua Eminenza, vedendo tutte queste persone che partono, come ha detto Sua Eminenza, impoveriscono sempre di più il loro paese d'origine. E non sono mio nonno e tua nonna che partono, sono tutti giovani. Moltissimi sono diplomati, hanno fatto studi e tutto. È una povertà sempre più grande per i loro paesi d'origine. Allora, io distingo. Il mio problema è il vostro problema, che non sono gli stessi. Il mio problema, come vivendo in Tunisia e amando l'Africa, e amando ogni paese africano, perché da noi, la nostra Chiesa si è piena, è perché ci sono subsahariani, sono arrivati, e sono gente cristiana, che appena arrivati vanno in cerca della Chiesa. Non ho mai visto un europeo arrivare a Tunisi, qui 750 imprese che appena arrivati vanno in cerca della Chiesa. I subsahariani sì, le nostre chiese sono piene di questi subsahariani. Molti sono per studi e vanno all'università, molti sono un'illusione che si fanno, giocatori di football. Ce ne sono centinaia e centinaia che vengono, vedendo in televisione che nelle squadre più importanti ci sono più subsahariani che gente del paese,
pensano che venendo qua subito sono accolti perché sanno tirare due calci al pallone, che sono accolti e vanno a finire nelle squadre principali qua in Italia o in Francia o dappertutto. Pensano che per loro che arrivare in Europa sia l'Eldorado, ma un Eldorado che esiste solo nella loro immaginazione e niente di più. Il mio problema, lo dico chiaramente, è quello di cercare di convincere di ritornare a casa, di amare il loro paese. Voi avete il problema contrario, di accoglierli. Una buona accoglienza e che siano trattati bene. Io cerco di fare, trattarli bene, naturalmente, aiutarli anche psicologicamente e poi, se possibile, riesco un 2% che ritorni nel loro paese, dicendo loro che il tuo paese ha bisogno di te, che sei partito ti fai un'illusione. E se dico questo è anche perché i miei confratelli vescovi del sud del Mediterraneo, del Sahara, me lo chiedono. Cerca di rimandare indietro i nostri parrocchiani che arrivano da te, perché le chiese si vuotano lì, da me sono piene e qua in Italia non so come siano, non entro nel problema qua italiano, però è un dramma. Molti sono poveri e non possiamo negare questo, però un vero povero non parte per l'Europa perché ha bisogno di soldi. Partire e venire in Europa, ci deve essere una somma di soldi che devono portare con loro. Tante volte non ce l'hanno. Un povero non può partire. Sono almeno quelli che sono in una situazione un po' né povero né ricco, che hanno dei campi, che hanno dei lavori, ma rivendono un campo, vendono tutto, per poter arrivare in Europa. Risultato. Ma più ritornerà nel paese suo, quello lì. Per questo che ho detto, se riesco a mandarne a casa un 2%, perché appena arriva a casa sarà cacciato. Abbiamo venduto i campi per te, ti abbiamo dato una grossa somma, ritorni mani vuote? Parti, ritorna ancora. Ne abbiamo parecchi che ormai la seconda e la terza volta che attraversano il Mediterraneo, spediti a casa o dall'Italia o da altri paesi, e ricominciano da capo. Là è un grosso problema, chi ha diritto di partire, chi non ha diritto di partire, e noi cerchiamo di capire anche su questo punto e di aiutarli. Questo è il mio problema, il vostro problema è differente dal mio, il vostro problema è quello di aiutarli, di far sì che la loro presenza in Italia e in Europa sia una presenza degna di una persona umana. Io vorrei una volta che il Santo Padre potesse fare un discorso dicendo: africani, amate il vostro paese. Se c'è la sua eminenza lo può dire. Amate il vostro paese, non abbandonate il vostro paese così facilmente. Perché lo rendete più povero? Un vescovo mi diceva una volta che ormai se hanno bisogno di gente qualificata, è obbligato chiamarli dall'Europa. E gli europei, quando vanno in Africa, abbiamo visto che cosa hanno fatto. È tutto un dramma che stiamo vivendo. È tutto un dramma. Capisco benissimo quelli che partono. E d'altra parte è un dramma vero e proprio che noi stiamo vivendo. Naturalmente noi li accogliamo, naturalmente noi a volte li aiutiamo anche a partire, quando li vediamo decisi completamente. Che il Signore ti benedica, parti. Non so neanche io a volte quale sia la vera posizione che dobbiamo prendere. È come e ripeto, il mio problema è differente dal vostro. Una volta che sono qua, non ritornano più a casa, a voi di accoglierli. Come una volta che sono da me,
non ritornano più a casa, sono cacciati dai loro paesi, i genitori li cacciano. Ti abbiamo dato i soldi, ritorni, cosa hai portato? Pensano loro, perché arrivano in Italia e in Europa, di poter guadagnare. Poi qui hanno tutta una storia che voi conoscete meglio di me e non entro nei dettagli. E vedere gente che parte con una certa illusione, una facilità incredibile, ma non si rendono conto tante volte della realtà che li aspetta, di una sofferenza che è terribile, dei campi di concentramento che trovano in Libia, per esempio l'Algeria. Ogni giorno riempie camion di subsahariani, li porta alla frontiera con una bottiglia d'acqua e sbrigati. 3 ore d'aereo, Sahara, loro dove possono andare? Vanno subito o in Tunisia o in Libia. E noi sappiamo in Libia cosa aspetta di loro, un migrante che arriva. Non lo so. A volte parlando non sono sempre d'accordo con i miei interlocutori, però è un dramma, è una sofferenza immensa, perché molti, molti sono cristiani. Molti hanno una fede più grande del nostro popolo. Come ho detto, appena arriva la prima domanda, appena arrivano da noi, dov'è la Chiesa? Dov'è la Chiesa? Dovesse noi un giorno dovessero tagliare completamente l'immigrazione, le nostre chiese sarebbero vuote. Con 70 cristiani tunisini non riempiamo le nostre chiese, le nostre, ne abbiamo 4 in tutta la Tunisia. Su 125 Bourguiba ce ne ha lasciate 4, le altre confiscate. Però sono importanti per noi, tutte le corali che abbiamo sono dei subsahariani. La Caritas è formata dai subsahariani e se abbiamo bisogno di qualcuno è un subsahariano che viene. Sono importanti per noi, perché sono importanti che ci fanno soffrire. Quando ami una persona e sai che cammina in una via che non è tanto sicura, soffri forse più di lui, perché lui è un'illusione. Io so cosa l'aspetta. Lui non se ne rende conto. E se uno si è annegato, da un certo fatalismo che entra in gioco. È il Signore che ha voluto che morisse annegato. Io vado in cerca a vedere la mia, se il Signore vuole che arrivi, arrivo. Se vuole che muoia, bene, morirò. Davanti a espressioni simili, convinzioni simili, l'unica cosa è quella di tacere a volte, dire ma guarda, il Signore ti ha dato anche un cervello. Eminenza, la vedevo fare cenni di assenso, anche perché anche in Siria c'è il problema dei migranti, c'è il problema della Caritas che accoglie i profughi al confine e non solo al confine. Quindi è una situazione che in qualche modo lei ha vissuto anche nel paese in cui fa il diplomatico per Papa Francesco. Quando mi sono fatto prete non pensavo a questi problemi, pensavo a essere un parroco di campagna, mi sarebbe molto piaciuto, ma la provvidenza mi ha messo in questa situazione. È veramente il problema è complicato ed è più grave il problema lì da dove partono che dove arrivano, perché qui si guadagnano, come mi dicono anche in Canada o altrove, in genere i nostri cristiani cercano subito la Chiesa, quindi riempiono un po' le nostre chiese vuote e là però rimane il vuoto. Beh, è una cosa molto molto complicata. Sapete che in Siria, oltre al 500.000 di vittime, la più grave catastrofe umanitaria, abbiamo 13 milioni, più della metà dell'ultimo censimento prima del conflitto, 13 milioni sfollati, metà sfollati interni che vagano da un villaggio a un altro, e metà 6-7 milioni sfollati nei paesi vicini. Dove collocare questa gente? Impossibile che ritornino. Non ci sono segni di ricostruzione, segni di avvio economico, metà ospedali non agibili, un terzo delle scuole pure, e 90% che vive sotto la soglia della povertà. Lasciatemi dire, in conclusione, ho visto morire con dolore diversa gente di tutte le età. Come dicevo ieri, adesso quello che vedo morire è l'ultima cosa
che muore è la speranza che muore nel cuore dei giovani, non trovano lavoro, non trovano, e quindi devono scappare. E adesso le ultime statistiche, non è una grande nazione la Siria, ma le ultime statistiche dell'ONU, ogni giorno circa 500 giovani in genere cercano di lasciare, perché non c'è speranza. Allora chi siamo responsabili? Come fermare questa gente? Fermare questa gente cercando una soluzione adeguata, una soluzione politica, e quindi anche qua siamo tutti impegnati, alle nostre politiche, i nostri governi. Io cerco di fare il possibile, non solo per portare qualche soldo in più lì, ma cercare anche di smuovere un po' la situazione. Tutti siamo responsabili, i nostri governi per primi. La chiave è una chiave politica, e quindi direi è complicata la cosa, però tutti dobbiamo fare qualcosa. Ci avviamo velocemente alla conclusione, sono quasi le 19:30. Io vi darei un minuto o due ad ognuno di voi. Lei prima ha fatto questo cenno alla speranza. Beh, qualche esperienza positiva? Direi ce n'è una che mi ha toccato. Era nel gennaio 2017, freddo, dopo la terribile battaglia di Aleppo, la distruzione di metà della città, Aleppo Est. E vagavano vagabondi, secondo le autorità, 4.000, 5.000 bambini. La gente se ne stava lontana perché dicevano, li bollava, e dicevano sono figli di jihadisti, non voleva saperne niente. Io riflettevo, mi arriva ai primi di gennaio una telefonata da un religioso, mi dice: Eccellenza, hanno trovato morti 4-5 di questi bambini in uno di questi palazzi bombardati e ruderi, morti di fame e di freddo, per di più derubati anche del po' di cibo che avevano ricevuto i giorni prima. Allora cosa ho fatto? Ho preso il telefono, ho chiamato a un religioso, a una comunità di religiosi di Aleppo, ho detto: senti, bisogna fare qualcosa. Questo qua si è messo da fare, ha parlato con le autorità religiose musulmane, perché presumibilmente erano tutti musulmani questi bambini, quindi rispetto anche della loro religione, e si è cominciato con un programma, un nome e un futuro, un nome perché non erano registrati all'anagrafe, erano come randagi, quindi un nome, dare un nome con le autorità, religiose, che cominciare un po' a istruirli, a raccoglierli, dare cibo, dare vestiti. Sono andato a trovarli questi bambini, che poi erano aumentati anche degli altri, nel mese di febbraio con il segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Questo progetto, sostenuto soprattutto da questi religiosi, un nome e un futuro. Siamo entrati in queste aule stipate, c'era solo una lavagna, era poverissima, si tribolava anche a salire le scale, bisognava stare attenti a non rompersi le gambe, soprattutto scendendo. Erano aulette stipate, allora un nome e un futuro. Tu come ti chiami? Questi ragazzi che adesso fanno le scuole secondarie, insomma, ecco, 15 anni, 16, mi chiamo Mohammed. Nel futuro che cosa vuoi fare? Voglio diventare ingegnere. Tu come ti chiami? Ali. Che cosa vuoi fare da grande? Voglio diventare medico. Tu, ragazza, come ti chiami? Mi chiamo Miriam. Che cosa vuoi diventare in futuro? Un nome in futuro. Voglio diventare esperta in letteratura araba. Sono partito da quelle aulette lì, stando attento a non rompermi il femore scendendo le scale. Mi sono inzaccherato le scarpe nel cortile, però sono uscito con la convinzione che qualcuno di loro lì, di questi bambini vagabondi randagi che rischiavano di morire di fame e di freddo, qualcuno diventerà medico, qualcuno diventerà ingegnere, qualcuno diventerà esperto di letteratura araba. Darei un piccolo segno, ecco, di speranza, e seminare questi segni, questi semi di speranza è quello che possiamo fare. Spes contra spem. Monsignor Antoniazzi, lei una questa parola speranza come la coniuga? Beh, è sempre l'ultima a morire, anche per noi che viviamo la
però io avrei un'altra cosa da dire. C'è quell'immagine, la via sull'angolo di Don Puglisi, che non riesco a togliermela dagli occhi, la guardo sempre. E ho un martire. Mi sono detto, ma questo martire a noi che viviamo in un paese di libertà, che senso, poi magari ci sono anche i martiri come loro. E mi ricordo che la parola martire non è una parola italiana, è una parola greca. E la parola martire vuol dire semplicemente, perché noi complichiamo le cose, testimone. Il martire è il testimone per eccellenza. Vorrei dire che tutti noi siamo martiri, dobbiamo essere martiri, essere testimoni di ciò che crediamo. Tutto attorno a noi è pieno di cristiani, non cristiani, che noi dobbiamo essere martiri, cioè testimoni e mostrare agli altri che cosa vuol dire la nostra fede. Allora, uno che è credente testimonia con la sua vita ciò che crede. A volte possiamo, come ha detto Gesù, vi porteranno nei tribunali per testimoniare e dire chi siamo e se siamo dei veri cristiani. Ad altri è richiesta la testimonianza del sangue, come Don Puglisi, non è, ma è sempre un testimone. Un cristiano che non è martire è un cristiano. Un cristiano che non ha il coraggio di testimoniare, che si vergogna della sua fede, è un cattivo cristiano, un cristiano dall'anagrafe cristiano, però in realtà no. Ritorno a quello che ho detto prima, se non siamo veramente luce del mondo e sale della terra, non diciamoci cristiani prendendo in giro il Signore che è in cima e anche i nostri fratelli. Tutti dobbiamo essere martiri, cioè testimoni. Se il Signore ci chiede di fare come Don Puglisi, che ci dia la forza, però nella vita quotidiana il nostro martirio, la nostra testimonianza non deve mai mancare, soprattutto davanti a tutte queste persone che vengono, che siamo invasi, dobbiamo parlare il Cristo, testimoniarla con la nostra vita, mostrare il volto di Cristo nel mio, nel tuo, nel vostro, nel nostro volto. E per questo che la religione, diciamo, fare proselitismo, ma la nostra testimonianza attira e fa sì che tanti, la Tunisia, chi ti ha chiamato tu musulmana? Nessuno. Però, vedendo come vivono i cristiani, la loro testimonianza ha fatto sì che venga a curiosare nella Chiesa per vedere che cos'è. Lì parte tutto un cammino verso il cristianesimo. Don Puglisi non è l'unico, qui quanto siamo? Un centinaio di martiri, di testimoni, altrimenti povera religione cristiana. Monsignore, allora lei è la conclusione di questa serata. Non concludo, vorrei anch'io invece cogliere il segno di speranza proprio dalla loro testimonianza. Intanto il fatto stesso che possiamo sentire con i nostri orecchi, per poter vedere anche con i loro occhi, è bello vedere e sentire la loro esperienza. E poi mi porto come parola di speranza, credo che questo sia un tempo che ci chiede, lo dico ripetendo la citazione che faceva Monsignor Ilario, Gesù inizia dalla Galilea delle genti e inizia da lì, prendendo in mano il rotolo di Isaia 61, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha portato ad annunziare una bella notizia ai poveri, la libertà ai prigionieri, la luce
la luce agli occhi di chi non vede. E poi lui arrotola il libro e dice solo questa parola: oggi si compie questa parola. In fondo ci avete narrato come oggi la parola vuole continuare ad essere compiuta. Questo travaglio che vive oggi e credo sia emblematico per l'intera famiglia umana, il travaglio che vive oggi il Mediterraneo. Avete toccato tanti problemi, tra l'altro ce li avete fatti vedere anche dal vostro punto di vista, ma è chiaro che mi pare la cosa che emerge è questa, che c'è gente che comunque vuole vedere, è gente che vuole vivere, è gente che vuole avere vita in abbondanza. E allora da parte nostra credo che noi non possiamo perdere questo sguardo. Dietro quello che noi chiamiamo problema, capite bene che diventa riduttivo, perché dietro quello che noi chiamiamo problema ci sono volti, vite, storie, vicende, attese, disattese. E allora credo che da tutte e cinque le sponde, forse i cristiani dovremmo avere la capacità di questo sguardo, lo sguardo di Gesù, che comincia così il suo ministero pensandolo a partire da questo sguardo di Isaia. E ricordate la stessa immagine che amava il nostro conterraneo Giorgio La Pira, no? La via di Isaia, il lago di Tiberiade. Ognuno di noi, e oggi più che mai, credo che la sfida delle nostre chiese è quel rotolo che si chiude e poter continuare a dire oggi questa parola si compie. Per cui io vi ringrazio perché almeno a me è arrivato in questi giorni, grazie alla vostra narrazione fino a stasera, l'esigenza che il Cristo ci inquieti, ma soprattutto ci dia di irrorare il nostro cuore con il nostro cuore, cioè con il suo stesso sangue, che ci dia un cuore capace di compassione e che ci dia l'intelligenza. E finisco così, l'ultima parola che vorrei cogliere anche da sua eminenza: il cuore irrorato da colui che ci chiede che si compia oggi si avvera questa parola, è un cuore intelligente, è un cuore capace di scorgere nuove vie rispetto a quelle che sono invece direi i progetti umani, troppo umani, che ci mettono dinanzi alla tragedia e alla sofferenza di tanti uomini che vogliono comunque vivere. Direi che questo potrebbe essere anche per noi la ricchezza. La vera compassione è intelligente, ci fa osare. Penso come tanti, no? Stanno osando anche con grande contraddizione. Penso a chi dall'altra sponda, lo abbiamo sentito che cosa fa, penso a chi anche da quest'altra sponda fatica ogni giorno, perché il contesto non è neanche facile per noi, perché tutto ci dice che questa parola non si deve compiere, tante cose ci dicono che questa parola non si deve compiere. E io vorrei ringraziare, lo dico anche da questa visuale, no, di una città che vive proprio sul Mediterraneo, Palermo, io debbo testimoniare che oggi, sia
dentro le nostre comunità, ma anche fuori dalle nostre comunità. Io lo vedo con tanti, insomma, in tante esperienze. Oggi, grazie a Dio, ci sono cuori irrorati. Alcuni sono irrorati proprio da quella fede che bisogna sempre di più alimentare, e altri sono irrorati da una vera onestà umana, da una capacità di ancora custodire un cuore sensibile, capace di compassione, ma soprattutto che conserva questa passione morale. Io vedo tanta onestà, tanta passione morale, e dunque anche al di fuori, e dico anche condividendole, vedo tanta energia di questa parola di Gesù iniziale, che deve continuare a correre. Io vedo anche a Palermo, e questo lo debbo testimoniare. Ecco perché sono contento di aver sentito anche le vostre testimonianze. Oggi questa parola si è compiuta e c'è spazio nei cuori di tanti. Portiamola avanti con intelligenza, perché anche noi, se vogliamo rimanere sul visionario Giorgio La Pira, e anche noi, se vogliamo in questa cattedrale rimanere anche legati alla testimonianza di Pino Puglisi, possiamo ancora credere che è possibile la via di Isaia, che è possibile trasformare anche il Mediterraneo nel nuovo lago di Tiberiade, ed è possibile che ognuno di noi possa far qualcosa, come ci ricordava Puglisi. E direi oggi più che mai, a maggior ragione, proprio perché ci sono tanti uomini di buona, di retta volontà, a maggior ragione, se noi abbiamo imparato a conoscere la compassione di Cristo e ne portiamo il nome, cristiani. Quindi grazie dal profondo del cuore. Mi permettete di ringraziare anche Fabio Zavattaro, anche lui ieri è stato premiato e oggi ha voluto anche donarci la sua presenza per animare questa nostra chiacchierata. Ti ringraziamo e ti auguriamo ogni bene per tutto quello che porti nel cuore, per te, per i tuoi cari e per quello che è comunque il servizio. Sapete, un giornalista è un po' come i preti, non va mai in pensione. È vero, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a... Grazie a Sua Eminenza il Cardinale Zenari, grazie all'Arcivescovo di Tunisi. Scusate, ma c'ho ancora un po' di influenza che mi porto dietro, dicevo, l'Arcivescovo di Tunisi Antoniazzi, grazie naturalmente al Vice Padrone di casa, che però si è definito portinaio, se non ricordo male la sua espressione, e mi è venuta in mente una battuta di San Giovanni XXIII, che andando a trovare delle religiose venne accolto da questa monaca che si presentò come la superiora dello Spirito Santo, e Roncalli disse: che fortuna, io sono soltanto il servo dei servi di Dio. Quindi siamo tutti qua, buonasera e grazie di tutto. In diretta dalla Chiesa Cattedrale di Palermo, nell'ambito della 18ª edizione del Premio Internazionale Beato Giuseppe Puglisi, abbiamo trasmesso l'incontro La testimonianza del Vangelo dal Mediterraneo oggi. Sono intervenuti Monsignor Ilario Antoniazzi, Vescovo di Tunisi, il Cardinale Mauro Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, e Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo. Ha moderato Fabio Zavattaro.
a cura dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, Ufficio Stampa e dell'Ufficio Diocesano per i Servizi Informatici. Regia di Vincenzo Grimaldini. Coordinamento della Tecnogip.